Hanno ripreso improvvisamente forza le fiamme che da più di un giorno attanagliano il Carso triestino e isontino, fino a oltre il confine sloveno, dove si sono già estese per diversi chilometri. A Jamiano, frazione di Doberdò del Lago, quasi 200 persone sono state costrette ad abbandonare le loro case, anche se nella mattinata di mercoledì la situazione, pur non sotto controllo, era nettamente migliorata grazie alle operazioni dei vigili del fuoco. 27 loro operatori con 16 mezzi hanno lavorato via terra senza sosta per tutta la notte, mentre alle prime luci dell'alba si erano poi alzati in volo anche due Canadair e un elicottero della flotta aerea del Corpo Nazionale. In supporto alle squadre di terra hanno operato anche Drago 71, l'elicottero del reparto volo Vigili del Fuoco di Venezia. Gli incendi boschivi si erano sviluppati fra Sablici e Devetachi, in comune di Doberdò del Lago, poi a Lisert, a Monfalcone e Medeazza, a Duino Aurisina. Si respira a fatica per l'aria inquinata già a Monfalcone, dove i livelli di polveri sottili sono alle stelle. Il sindaco ha emanato un'ordinanza che dispone l'obbligo di mascherine FFP2 all'esterno, consigliando ai cittadini di rimanere chiusi in casa senza far uscire gli animali d'affezione. Chiuso il mercato da mercoledì e sospese tutte le attività giovanili dei centri estivi all'aperto, ma soprattutto la Fincantieri ha sospeso momentaneamente l'attività di circa 3.000 dipendenti per la evidente mancanza di condizioni lavorative in sicurezza. Pesanti ripercussioni anche sul fronte del traffico, autostrada A4 e ferrovia, chiuse da martedì pomeriggio, non sono state riaperte. Solo la statale 14 è stata dichiarata agibile in mattinata. Trenitalia ha istituito un servizio bus da Monfalcone a Duino, dopo aver nei primi momenti di emergenza attivato addirittura un trasporto via mare fra Grado e Trieste per i passeggeri rimasti bloccati nei convogli. La circolazione sulle strade provinciali è comunque congestionata e complessa in una buona fetta del Friuli Venezia Giulia.